Mesk è un club, sì, una volta. Pensa tra sé e sé sul divano Lionel Messi, attaccante forse tra i più forti della storia, forse il più forte della storia. E decide di scrivere un fax al Barcellona, in Catalogna. Scrive: "No es più un club". Questo lo scrive a casa sua, lo invia direttamente a casa sua, quello che è stata la casa che l'ha visto crescere, l'ha visto diventare forte, l'ha visto diventare uomo. Messi parla col club, parla con Koeman che gli dice le sue idee, gli dice: "Beh, sai Lionel, per la fascia avevamo pensato anche a De Sciglio". E Lionel non ce la fa più. Il Barcellona, per convincerlo sul piatto, dice: "Beh, ma saremmo interessati magari anche a Danilo, a Bernardeschi, a fare uno scambio con l'Inter, magari con Gagliardini e Borja Valero". Beh, Messi a quel punto esce di casa e sbatte la porta, perché arriva a un certo punto nella vita degli uomini, nella vita delle persone, che forse da casa è anche ora di andarsene. Ma io Messi lo capisco pure perché dopo un po' che sarà stato lì si sarà rotto i coglioni. Allora, innanzitutto mi sa che anche quest'anno alla fine non alleno nessuno. I primi allenamenti mi hanno dato sensazioni positive, sensazioni elettrizzanti. Sono molto felice e contento di quello che ho visto. Ho già detto alla squadra, ho già detto alla società che sono qui per portare tanto entusiasmo. Ma sai, sono molto contento di rimanere all'Inter. È stata una scelta facile perché avevo tantissimi motivi per rimanere. Ne avevo tantissimi, centinaia, migliaia, milioni, 12 milioni esattamente, 12 milioni di motivi per rimanere all'Inter, e nonno mi sembrava il caso di lasciarli per 2 anni, 12 milioni, non mi sembrava proprio il caso. Sì, no, ho già parlato con lo Zhang, devo dire che il Messi sarebbe un acquisto molto gradito. Mi stai anche più simpatico di quel Cristiano che tra l'altro vuole farsi chiamare anche come il nostro attaccante, quel Ronaldo là vuole un po' copiare, diciamo. Ma per quelle sono poi le dinamiche societarie dell'Inter, conoscendoli. Credevo addirittura che mi richiamassero in panchina, poi questo non è successo. Sono molto contento per Antonio che si sobbarca ancora un altro anno, magari altri due. Devo dire che questa settimana, per quelle sono le dinamiche di un ex allenatore di una squadra, vede la propria ex squadra perdere la finale di Europa League e vede pure Icardi perdere la finale di Champions, devo dire mi ha fatto alquanto godere. Messi è un fenomeno. Messi è un grandissimo giocatore. Messi è uno che ti sposta la squadra, ti sposta gli equilibri. Io invece sto 2 o 3 giorni che sto spostando Fabian Ruiz, che non capisce le indicazioni, che gli sto dando in allenamento. Mi sto rompendo i coglioni. E allora ci ho detto al presidente che se continuiamo così siamo messi male. E speriamo che ci fa sto regalo. Un conto sono i talenti, un conto è l'investimento fatto bene. Messi senza dubbio è un fenomeno assoluto, ma l'acquisto vale la candela, ci porta poi quei risultati desiderati. Beh, Messi la regge una stagione al fianco di Massimo Boldi, ma io credo proprio di no. Messi tra Massimo Ghini e Christian De Sica ti porta a casa un buon prodotto, un buon film all'italiana. Beh, per quel prezzo lì, secondo me gli manca quell'esperienza italiana. Sicuramente è una notizia che non c'è squadra di calciomercato, quella di Messi che vuole andare via a Barcellona. No, sono decisioni che non sono decisioni facili, sia per i giocatori che per la squadra. Ma secondo me la prossima squadra di Messi sarà senza dubbio la che è una squadra importante, sicuramente. Su Khedira è una decisione non facile perché bisognerà fare la valutazione. Secondo me è giusto che la decisione spetti a chi l'ho allenato in questi anni, ovvero il responsabile del J Medical. Deve decidere lui se tenerlo ancora un anno, se mandarlo via. So che sono molto affezionati perché Khedira è un grandissimo professionista, non ha mai mancato un appuntamento, uno staccanovista, quindi
Non è facile prendere certe decisioni. Messi un giocatore di classe, un giocatore tosto, la Sampdoria è una squadra gagliarda, a Genova si troverebbe benissimo, Genova è un po' la Leicester italiana, saremmo anche disposti a dare via Berezinski, Yoshida, Conley, quelli anche se viene Messi. Io ancora non ho deciso mio futuro, ma sarebbe bello calcio italiano con Cristiano, con Messi e con Dio. In Italia si gioca un calcio vecchio. Oggi anche il mio Milan, quello di Rijkaard, Gullit, Van Basten, questo calcio all'italiana non entrerebbe neanche in campo. Io direi ai giocatori: guarda, non sporchiamoci neanche gli scarpini, andiamo a giocare magari un calcio europeo che ci piace a noi. E tante volte ci ritrovavamo a giocare tra di noi ai giardinetti. Ecco, quindi per questo motivo io credo che Messi sia un giocatore abituato a un calcio europeo, quindi non so se lo vedrei bene in Italia dove si gioca ancora tanto all'italiana. Ma sai, Messi è un grande campione che non si discute, mi piacerebbe allenarlo con Lukaku, mi piacerebbe vederlo un po' come alla Giovinco, come quando lo allenava alla Juventus, ecco, Messi potrebbe essere un po' il Giovinco della mia Inter, ecco. Messi all'Atalanta sarebbe tanta roba perché con Gomez, Zapata, Iličić, Malinovskij, Pašalić andrebbe a rafforzare il reparto offensivo e ci farebbe raggiungere l'obiettivo del prossimo anno che è quello per l'Atalanta di fare almeno 25 gol a partita. Spiace perché Messi, spiace se litiga col Barcellona perché era una bellissima storia d'amore. Io sono un romanticone, però sarebbe bello vederlo con Ciro, con Caicedo, magari sul lancio di Cataldi, magari sul cross di Marusic, Lulic. Sarebbe un bel divertimento per la Lazio. Con Cristiano ho parlato, ci siamo scambiati delle opinioni, gli ho detto che, vista la situazione, dovrà fare l'allenatore, ma anche il vice allenatore, il giocatore, il direttore sportivo, il vicepresidente. Lui è consapevole di questa annata che lo aspetta e l'ho visto subito carico, entusiasta. Stiamo parlando del pennello più incredibile dell'arte moderna, il poeta del calcio moderno, Lionel Messi, forse più forte di tutti, sicuramente quello che non parla neanche con gli dei del calcio, sono gli dei del calcio a rivolgersi a lui. Si dice che possa andare in Inghilterra, al City, al Paris, in Italia, all'Inter. Io sicuramente i campionati che vedrei più all'altezza di Messi, per il suo livello inestimabile, possono essere il campionato boliviano, campionato venezuelano, campionato cileno, quello ecuadoregno, quello uruguagio, quello argentino, brasiliano, sì, ma già banali, perché Messi ha bisogno di un calcio superiore, un qualcosa di più, un qualcosa che eguagli il suo livello. Mi sono svegliato solamente adesso dopo aver passato 3 notti insonni dopo i festeggiamenti con Lewandowski, Coman e Gnabry del Bayern Monaco. Siamo andati veramente a devastarci in tutto il Portogallo. Mi sono svegliato adesso e ho letto la notizia incredibile di Messi che vuole lasciare Barcellona questa estate. Ci vuole far andare a tutti quanti fuori di testa.